E ora la parola al presidente federale Umberto Bossi. Grazie, grazie. Allora, grazie, grazie. Mi ricollego al collega olandese che ha parlato di fare, ha chiesto di fare fronte comune contro l'Europa dell'euro, delle banche, del centralismo europeo. Come si fa a dire di no? Ma io però dico, abbiamo un nemico in comune, l'euro, come poi anche chi mi ha presieduto ha sottolineato, l'euro. Però avere un nemico in comune non vuol dire avere un destino in comune, perché noi abbiamo una realtà diversa da quella di tutti gli altri popoli europei. Gli altri popoli europei, uscendo dall'euro, recuperano la questione politica e che recuperano, diciamo, la sovranità nazionale. Noi non possiamo e non vogliamo recuperare la sovranità italiana. Noi siamo per la sovranità padana, punto. È questa la differenza che c'è tra noi e gli altri che parlano e che vedono come l'uscita dall'euro non è solo un fatto economico, è anche un fatto di recupero della sovranità nazionale. Noi, quelli italiani, non la vogliamo, siamo nemici della sovranità italiana, siamo per la sovranità padana, siamo contro il centralismo di Roma che ci ha imposto una scuola che cancellasse le nostre lingue, ci ha imposto molte, ci ha imposto il ladrocinio, ci ha imposto, se volete, anche di entrare nell'euro. Noi non saremmo entrati allora. La Lega fu contro, però diciamo, siamo d'accordo che occorre fare un fronte comune davanti al nemico, al centralismo europeo. D'accordo, però noi, se abbiamo in comune il nemico comune, non vuol dire, diciamo, avere anche un destino comune. Il nostro destino è, e sia ben chiaro, non è il nazionalismo italiano, non è la sovranità italiana, è la sovranità padana, costi quel che costi. Anche se devo dire che io mi sono letto, Salvini, un documento che avete diffuso voi, però qualche dubbio mi è venuto. Mi è venuto perché si parlava, diciamo, di uscire dall'euro. Diciamo, certo, è propaganda, c'è la propaganda, però c'è la realtà poi. La realtà è molto più complicata di quanto non si voglia far credere. E forse non è così possibile. È come i matrimoni, bisogna essere in due, sia per sposarti, sia per separarsi. E qui è il caso della moneta. Entrare è stato facile. Voi parlate di, diciamo, di rapporto di cambio uno a uno. E chi l'ha detto che ci danno il rapporto di cambio uno a uno? Sono mica scemi. Figuriamoci, quando siamo entrati, vi ricordate che difficoltà abbiamo avuto nel rapporto di cambio? Figuriamoci se adesso che usciamo contro di loro ci danno il rapporto uno a uno di cambio. Non penso. Penso che sia molto più complicato. Per cui, guardiamo, intendiamoci bene. La propaganda è un po' propagandistico quello che dite. La propaganda va bene, soprattutto quando è contro una moneta come l'euro. C'è una moneta, diciamo, brutta, negativa come l'euro. Però la propaganda è una propaganda che guarda il futuro, e quando la propaganda guarda il futuro va bene. Però, insomma,
altro è la propaganda, altro è la realtà, poi sono due cose differenti. È chiaro che... Io ho i dubbi che una volta entrati, la domanda che ci facevamo all'inizio, ci lasciano uscire facilmente. È molto, molto, infatti, non hanno lasciato uscire la Grecia, figuriamoci se lasciano uscire l'Italia o altri paesi. Io ho i miei dubbi a credere che sia qualcosa di diverso dalla propaganda. Mentre dobbiamo trovare un'unità con i movimenti politici che sono venuti qui e che parlano contro il centralismo dell'euro, questo è un altro discorso, però dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro. Io penso che nel caso difficile, è difficile che l'uscita sia pacificamente contrattata, semmai direi che l'uscita rischia di essere tutt'altro che pacifica, uscire unilateralmente o quasi, insomma, occorre in realtà un'enorme forza politica, per quello che dico che sono d'accordo nel fare un fronte comune con le altre forze politiche anti-euro. Però il vostro documento parla di un cambio uno a uno. Tra l'euro e la nuova moneta, che dovrebbe essere è carina, è venuta a farci vedere che è carina. Facciamogli un applauso. È carina, è carina. Vabbè, facciamogli vedere a Roma, che ne abbiamo anche noi, ne abbiamo tante di ragazze carine, quindi. Che bisogno di una cosa, abbiamo bisogno solo che Roma ci lasci stare, non ci rompa le palle. Noi siamo stanchi, insomma, di avere il centralismo. Noi non possiamo, non vediamo che uscire dall'euro per noi significhi ritornare alla lira, a un potere più grande ancora a Roma, al centralismo di Roma. Per noi deve voler dire andare alla sovranità padana, e quindi da lì ne deriva. Ve lo dico alla classe dirigente della Lega, quello è il ragionamento che abbiamo fatto. Accelerare i tempi, perché se è vero che occorre sganciarsi dall'euro, è vero anche che questo non può voler dire per noi finire nella lira romana. La lira romana, la lira italiana, non ci interessa, siamo contro alla sovranità italiana, alla sovranità romana. Siamo solo per la sovranità padana. Questo è il discorso, la base. Ci ho tenuto a far chiarezza, se no è facile applaudire. Uscire dall'euro, l'euro certo rappresenta molti mali per l'economia, per la nostra economia, per le nostre imprese, però uscire vuol dire anche, mettiamolo sul piatto, dare ancora più potere al centralismo romano, e qui non so se ci guadagniamo o ci perdiamo. Dobbiamo fare un ragionamento, insomma, di quel tipo. La sfida che porta è quella, ed è la sfida che dobbiamo affrontare noi della Lega, caro Salvini, è quella lì la sfida. Allora, usciamo, se mai fosse possibile, e diamo e rischiamo di dare, di ritornare con la liretta e col potere di tutta Roma? Io direi proprio di no, assolutamente no. Noi siamo la Lega contro la sovranità italiana, la sovranità padana vogliamo. Grazie.